Appena ho visto questo hard disk esterno da ben 2 TB a un prezzo come quello offerto da Amazon, non ho saputo resistere. C'è bisogno di paragonare 77 euro ai 119 in negozio? Ebbene sì, non pensavo mai di trovare un hard disk da ben 2 TB a 77 euro, ma il prezzo non è l'unico motivo per cui sono rimasto veramente soddisfatto di questo hard disk. Fisicamente non presenta nessun tipo di scricchiolio, in sé è molto solido e ben assemblato, unico appunto è la scocca superiore che, se premuta in prossimità del centro, fette un po' e arriva a toccare i componenti interni. Ma di certo non è un guaio né un difetto da tenere in mente. Per quanto riguarda la velocità, forse la cosa più importante di un hard disk esterno, in scrittura arriva alla fantastica velocità di 137 MB al secondo e in lettura qualche megabyte in meno, infatti si parla di circa 133 MB al secondo grazie all'USB 3.0, ovviamente retrocompatibile con 2.0. L'hard disk, una volta estratto dalla confezione, è già in formato NTFS, anche se sarebbe stato mio intento farlo se l'avessi trovato in FAT32, e all'interno è presente qualche software driver per la compatibilità anche con macOS, in questo caso Paragon NTFS for Mac, visto che il formato NTFS non è nativamente supportato per la scrittura su Mac. Attenzione però che il driver per macOS contenuto all'interno dell'HDD è compatibile solo con l'hard disk Seagate, quindi per rendere compatibile qualsiasi HD esterno in NTFS sul vostro Mac è necessaria la versione completa di Paragon, oppure software simili come Tuxera NTFS che trovate sul mio canale. Per il resto non ho altro da aggiungere, spero che vi abbia chiarito l'idea per l'acquisto di questo hard disk, lo trovate a un prezzo veramente basso su Amazon e noi ci rivediamo su YouTube su Radio Giorgio Tech.